Sono entrati da un ingresso di servizio, hanno forzato la serranda elettrica e hanno rubato un Fiat Doblò, circa 100 litri di gasolio e attrezzature di vario genere come trapani e saldatrici. È accaduto la notte scorsa, intorno alle 4, nella sede dell'azienda Multiservizi Aset S.p.A. in via Enrico Mattei a Fano. Chi si è accorto del furto? Questa mattina i primi dipendenti che sono arrivati. Purtroppo, ecco, qui si tratta di un'effrazione fatta da malviventi, ignoti. In questo momento le forze dell'ordine stanno indagando e quindi ci auguriamo almeno di recuperare il mezzo rubato, trafugato. Questo è un danno a tutta la città, non solo all'azienda e a tutti gli utenti, in quanto si tratta di materiale utilizzato per il servizio acquedotto. Inoltre hanno provocato anche danni alla struttura? Solo una piccola effrazione, diciamo, danni non ingenti, però ecco, il danno soprattutto è quello della sicurezza e il fatto appunto che ci siano delle attrezzature che sono state trafugate.